noi e noi le promesse le manteniamo, ovvero sul perché siamo andati a Milano. Per chi ci segue già l'avete capito, però magari qualche dettaglio in più non fa mai male. Allora, partiamo proprio dal perché siamo andati a Milano. Ok, vai. Siamo andati a Milano perché... grazie a Disney! Grazie a Disney! Wow, cioè bellissimo. Grazie a Disney abbiamo potuto realizzare 25 sogni nel pacchetto. Allora, bene sì ragazzi, 25 sogni nel pacchetto. Per noi è stata un'emozione bellissima quando siamo andati là. Abbiamo visto le telecamere, non piccola, così grande, quindi noi così tutte non riuscivamo a parlare così, il nostro sorriso stringeva. È stato bellissimo, veramente bello proprio. Vi racconto la cosa che tipo si parla tipo di un bel po' di un mese forse. E in pratica arrivò questa chiamata, noi stavamo in giro, no? Arrivò questa chiamata, non mi ricordo precisamente cosa ci dissero, però comunque in breve dissero che dovevamo fare questa... dovevamo realizzare 25 sogni nel pacchetto. E noi... allora ragazzi, siamo andati a fare queste... cioè siamo andati a sentire e io e Giulia... cioè ragazzi, cioè, veramente... c'era parlato per il tutto... cioè, infatti le persone ci guardavano in faccia e dicevano ma queste sono matte. Ma no, noi non Giulia... siamo matte, cioè noi non siamo matte, non vi preoccupate. No, ma è stata solo una cosa bella, quindi penso che a tutti venga una cosa del genere. È stato davvero emozionante anche quando ci siamo seduti su quella sedia la prima volta, è stato bellissimo, veramente wow, cioè ragazzi, il primo Chuck, io veramente... Non l'ho mai vissuto veramente, cioè tipo quando prendevamo il coso di Tiger Chuck facevamo, non era veramente, quando lo facevamo tipo io tutta rossa prima di venire, no tutta rossa, tutta emozionata, tutto wow ragazzi, bellissimo. E devo dire che io ho visto delle cose del mondo Disney Frozen e delle principesse Disney stupende e sono sicura, ma sono sicura che se anche voi come noi siete appassionati al mondo Disney Frozen e alle principesse Disney, lo troverete sicuramente un regalo adatto a voi. Le tue emozioni, Giulia, dici, racconta. Le mie emozioni quando sono andata là, il primo giorno c'era, ho visto la sedia, ma che così, a bocca aperta. Poi pian piano ho preso l'abitudine, raga, era comodissima, io e mia sorella quando venivamo di fare le registrazioni, ci mettevamo sopra quella sedia, ci eravamo innamorati di questa sedia. Bello. E questa è stata l'emozione più grande che ho visto. No, la sedia non è la mia emozione più grande, non mi preoccupate. Stava bello pure quando ci facevamo i sbagli, tutti quanti a ridere, sono gentilissimi, ve lo ripeto, ci siamo divertiti quando facevamo gli sbagli. Quello è... non lo so, io... vi devo dire che, allora, i primi giorni non è che ci faceva tanto, cioè, eravamo emozionati, per carità, non è che ci faceva, oddio, cioè... allora, eravamo emozionate, eravamo tutte contente, tutto così, però vi devo essere sincera, all'ultimo episodio che facemmo, perché poi all'ultimo episodio, allora, all'ultimo sogno nel pacchetto, appunto, si iniziava un po' a levare tutto quanto, e allora era bello, però era anche un po' triste, perché c'è comunque l'ultima volta su quel set, l'ultima volta che comunque... si registrava, cioè perché era mattina dopo mattina, quindi comunque era un po' brutto, no, però bello, cioè non so come spiegarlo, emozionante, ecco. Io e mia sorella, ce ne dovevamo andare, era l'ultimo sogno nel pacchetto, il 25, però non era il 25, quando abbiamo registrato appunto l'ultimo sogno nel pacchetto, io parlavo con mia sorella, perché ce ne dobbiamo andare, perché questo... ragazzi, è stato stasera ce ne andiamo,
domani mattina dobbiamo solo fare colazione e ce ne dobbiamo andare. Io mi sono ragazzi, allora è stato bellissimo, specialmente l'ultimo episodio, perché era, no ragazzi, cioè era troppo bello, perché appena finì l'ultimo episodio, per l'ultima volta tutti quanti a essere contenti, tutti gli applausi, bellissimo. Cioè è stato bellissimo, però è stato anche triste allo stesso tempo, è stato emozionante ma triste, perché io non volevo lasciare quel set, non volevo lasciare tutti quanti, cioè era stato bellissimo, mi ero affezionata un po' a tutti, quindi... Cioè raga, poi ogni tanto, qui dovete sapere, niente, sì, qui c'era un piccolo microfono che noi facevamo così, a volte ci scordavamo e ci veniva ad aggiustare su che parrucco. Troppo bello. Un capello così. Vabbè, dai, Giulia, ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere. Allora, ragazzi, vi dico di nuovo, appunto, dove potete seguire i video. Quindi, Disney Hit... Oh, ma che Giulia, che vuoi? Allora, Disney Hit trovate un video al giorno. Mentre su nostro canale, ogni circa 4 giorni, trovate dei 4 episodi. Ah, e su YouTube ovviamente, ragazzi, non ci Hit il canale YouTube ovviamente. E sul nostro canale. E appunto, ragazzi, vi dico, commentate sia sul canale Disney Hit che sul nostro canale, perché noi andiamo a leggere tutti i commenti. Ora passiamo a tutti i ringraziamenti. La prima persona, cioè il tutto a cui ringraziamo è Disney, perché ci ha reso un sogno che tipo io avevo da quando avevo 4 anni, ovvero dire me l'ha realizzato in pratica. Quindi ringrazio un sacco Disney, tantissimo. Che ci ha fatto portare a quel passo che sì. Noi... Poi ringraziamo a tutto lo staff, sì, si può dire staff, sì, che stava dietro, perché non è che stavamo solo noi avanti e non c'era più nessuno dietro, ma c'erano un sacco di persone, luce, trucco, parrucco, telecamera, tantissime persone che non dico il nome per privacy, però se state guardando questo video un bacione, cioè, siete stati gentilissimi. Poi delle persone che devo ringraziare, che voi secondo me conoscete a memoria proprio, cioè, tu che ci stai guardando, ringraziamo tutta la Magic Family, sì proprio tu che stai guardando questo video, ti ringrazio. Quindi la Magic Family, siete una Magic Family che non possa mai finire, quindi noi diventiamo profonde. Ragazzi, allora Giulia, però smettila. Allora ragazzi, io vi dico una cosa, noi lascia perdere che siamo andati a Disney, perché Disney ci ha scelto e tutto quanto, ma Disney ci ha scelto grazie a voi, perché grazie a voi noi siamo diventati qualcuno, qualche persona su YouTube, ma stavamo a casa, altrimenti stavamo a casa nostra e nessuno ci conosceva, cioè non andavamo a Milano, non andavamo qua, non andavamo là, non raggiungevamo 100.000 iscritte, sa? Allora ragazzi, io vi dico ragazzi che quest'anno veramente ci siamo superati, siamo arrivati a 100.000 iscritti, siamo andati a realizzare 25 sogni nel pacchetto, quindi veramente wow, e quindi solo vi devo ringraziare tantissimo e wow, quindi ragazzi, solo voi, grazie a voi noi siamo andati, questo 2017 l'abbiamo chiuso per bene e spero di superarlo ancora di più col 2018, quindi wow. Ragazzi, Maghe più Giulia più ogni magichino e magichina, formiamo la migliore, la più stupenda, la bellissima famiglia su YouTube, Magic Family. Grazie di esistere, ragazzi. Ognuno di voi, dal primo all'ultimo e dai nuovi che ci saranno, sarete sempre nel nostro piccolo cuore. Allora, quindi...